Allora, un brindisi qui al Teatro India con Marta Poggi per questa, beh, insomma, è un debutto teatrale vero, sì, davvero importante. Che emozione rispetto a questo? Beh, un sorso lo facciamo. Sì, facciamo un sorso intanto, anche perché francamente ho la gola un po' stica per il recitare. Beh, sì, indubbiamente è un'emozione piuttosto grande, insomma, poi un'opportunità bella avere la possibilità di, come dire, far convogliare tutta una serie di esperienze che non sono mai arrivate in ufficialità, una visibilità di questa portata, all'improvviso, insomma, si può mettere insieme un sacco di pezzi, un percorso fatto poi in modo, io personalmente, discontinuo, inseguale, peraltro facendo irruzione nell'editoria con una cosa di graphic novel, che per me, e anche con Riccardo Dalcinelli, che era l'unico autore di graphic novel, è collegato fortemente all'esperienza teatrale, per cui in realtà in questo teatro, diciamo, ti conoscevo come narratrice, ho comprato il grafoglifo subito quando mi piaceva molto questo ragionare sullo spazio vuoto nei tuoi racconti, e queste figure che a rilievo si sbalzano un po' come la scenografia che avete scelto. Beh, per sì, tra l'altro, questo invece è il progetto del regista Nicola Russo, dello scenografo Giovanni Francesco, quindi sono due immaginari molto diversi, cioè sono di nuovo collaborazioni, anche se probabilmente c'è un qualcosa di un gusto generale, probabilmente sicuramente con tutti i vari persone che sono di nuovo a lavorare, perché se poi tutti quanti loro proiettano l'immaginario sul resto, perché sostanzialmente metto lì ma tu sei, ti senti più narratrice o attrice? No, narratrice sicuramente narratrice, però insomma, sicuramente anche. Perché ti sei voluta mettere in gioco così? Ma io sono... Sì, no, voglio dire, la tua esperienza di attrice negli anni sicuramente sei voluta, però probabilmente non con la stessa fecondità con cui hai potuto sviluppare il percorso drammaturgico. Questo è vero, era parecchio tempo adesso che non riuscita, anche per motivi biografici, un bambino di 7 anni, quindi poi sono anche delle la mamma grafografa. Sì, sì, esatto. Per cui dicevo... Il fatto di essermi allontanata dalla recitazione per qualche anno è stato francamente un po' legato a tante altre vicende. Però comunque sia una cosa che io ho sempre, in realtà forse è la prima attività, sì, sicuramente la prima attività artistica che mi sono dedicata alla recitazione, con la scuola di teatro di Isabella di Bianco e Luciana Celsi, che è stata stagionata. Quindi comunque una formazione a Roma. Sì, sì, sì. E Roma adesso ti dà questa possibilità di drammaturga emergente. Sì, sì, questo spazio. E certo, per emergere hai scelto un giorno per allagare la città alla fine. Sì, cioè, infatti potrebbe emergere, essere un'emersione più tranquilla, almeno, sì. Esatto. E invece è un cataclisma, è stata questa emersione. Va bene, però insomma uno spettacolo che mi sembra trovi consenso anche di pubblico, una bella esperienza comunque, che segna un punto importante della tua carriera, qui auguriamo nuove esperienze ricche e feconde. Sicuramente quella materna immagino che sia impagabile. Ma quella va benissimo, naturalmente. Esistono, diciamo, creazioni di... Esatto, che riescono, insomma, tutte, però immagino che quella filiale sia una creazione... pagabile. Bene, e allora comunque ancora un saluto. Perfetto, ti ringrazio. Un saluto ai lettori di Cappelletti Teatro. Ciao!